Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video di Fuffiland. Oggi finalmente abbiamo 3 nuovi abitanti sulla nostra isola e adesso andiamo a scoprire insieme chi sono questi 3 nuovi abitanti. Allora, ecco Tom che ci dice sempre, parla Tom Nook. Oggi sono, oggi ho solo un comunicato da fare, ma è importantissimo. Bene bene, è meraviglioso vedere quanto entusiasmo ci sia sulla nostra isola. Il numero dei residenti cresce. Sì sì, Fuffiland sta diventando un posto piuttosto vivace. Come sempre, il nostro obiettivo è fornire a voi tutti i servizi migliori. Perciò sappiate che il centro servizi si trasferirà presto dall'attuale tenda in un edificio in pianta stabile. Oh, già il quarto giorno inizieremo i lavori per avere una piazza decente. Che figata, raga, che figata. Lì c'è Agostina pronta per farci spendere soldi. È un evento di grande importanza e ci vorrà un po' per costruirlo, perciò il centro domani sarà chiuso. Va bene, ci sta. Quindi se dovete usare il punto di raccolta o il punto Nook, fatelo nella giornata di oggi perché domani non potremo, ok? Ok, cioè, quindi praticamente abbiamo già costruito, stiamo già per costruire la piazza e quindi una volta che la piazza è costruita arriverà la nostra amica Fuffi. Cioè già ci siamo, raga, cioè... Siamo stati molto veloci, in realtà non ho nemmeno fatto time travel, cioè tutto è stato molto normale, quindi io ci ho impiegato veramente tantissimo tempo e qui giocando solo 3 volte abbiamo fatto già il mondo. Io ho cambiato anche il mio look perché Agostina era già venuta nella mia isola e quindi ne avevo approfittato, anche se è un po' un look strano. Poi andiamo a fare un pochino di shopping. A questo punto andiamo a vedere se i nostri nuovi abitanti sono nelle loro case. Vediamo chi è arrivato. Può essere che non sono in casa perché essendo una bella giornata, vediamo. Diletta. Diletta. Raga, io non so chi. La voglio nella mia isola principale. Grazie, ho avuto ambiente carino. Potrei piangere, raga. Mi sto commuovendo. Mi sto commuovendo. E una di quelli che mi piacciono, cioè quella, una di quelli che ho nella lista che mi piacerebbe avere sull'isola, sulla mia isola principale. Bella, non me l'aspettavo, raga. Non me l'aspettavo. Allora, non so se è rara di quelli che proprio va forte. In realtà non lo so, però io l'avevo vista e mi piaceva, quindi non mi lamento, raga, cioè sono contenta di Diletta. Mi piace, mi piace. Andiamo a scoprire gli altri due che abbiamo perso un po' di tempo. Oh, aspetta, 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 aspetta. Lei l'ho vista in un mio video alla ricerca di abitanti. Mi sembra che si chiama Clara. Esatto, era quella, il cavallo con la stellina che avevo detto era carina. Allora, no, non è che mi fa impazzire, però è carina. E non mi posso lamentare, raga, cioè rispetto ai miei precedenti abitanti nell'isola principale, cioè mi è andata proprio alla grande. E quindi abbiamo trovato Diletta, Clara, non mi lamento, cioè sono carini, sono proprio belli. E l'altro, vediamo chi è, vediamo se è in casa. È sicuramente in casa. Ed è, mi sembra, Rino. Vediamo se ho capito chi è. Dovrebbe essere quello blu che abbiamo trovato sempre in un video degli abitanti. Esatto. Oh, sta pure craftando qualcosa. Cosa stai craftando, amico? Sì, è Rino, è Rino. Lui non mi piace, però non posso dire che è brutto, raga. Cioè, non mi piace, ma tutto sommato poteva capitare uno brutto brutto. Cosa stai facendo? Vediamo cosa stai craftando. Letto scatolone. Ma che schifo. Va bene, va bene. Dammelo, va. Tanto ho bisogno di un letto. Ancora non lo posso craftare. No, in realtà ce l'ho un progetto del letto. Però vabbè, io me lo prendo. Ok, basta leggerlo. Grazie, grazie, grazie. Che siete carini. Cioè, perché noi abitanti mi donano già le cose mentre Pashmina non fa nulla? Abbiamo anche sbloccato un obiettivo delle miglia. Vediamo quale obiettivo abbiamo sbloccato. Innanzitutto andiamo a riscattare il nostro progetto. Fai da te, letto scatolone.
Allora, fammi spendere questi soldini, raga, che ho un abbigliamento un po' bruttino. Almeno di pantaloni mi servono. No, ho bisogno di pantaloni. Aspettate, attenzione. Ho comprato solo una volta la costina. E mi sta dicendo, oh ti ringrazio, vedi, volevo chiederti qualcosa sul posto in cui pensiamo di aprire il negozio. Vuole già aprire il negozio, raga. Ma una volta ho parlato con Agostina e ho comprato da lei, raga. Già vuole aprire il negozio. Ma che è? Cioè, a me vi avete fatto perdere un sacco di tempo. E qui è tutto subito. Abbiamo una... Grazie a te abbiamo una deliziosa clientela sull'isola. E così ne ho parlato con mia sorella e abbiamo deciso di aprire un negozio vero e proprio qui sull'isola. Raga, vi giuro che sto giocando senza trucchi, senza time travel, senza nulla. Sto proprio facendo le cose normali, andando avanti normalmente nei giorni, senza accelerare. Proprio io gioco solo quando registro gli episodi di Fuffiland. E già vuole aprire il negozio, cioè wow, cioè tutto così veloce. Ci abbiamo impiegato esattamente tre... Questo è il quarto episodio, quindi 4 giorni. Wow. Certo, troveremo sicuramente un posto adatto per il negozio. Non ero pronta a questo, raga, non ero pronta perché non so dove piazzarlo. Non so veramente dove piazzarlo. Dove piazziamo il negozio? Vediamo un attimo la mappa. Allora, il negozio di Mirko e Marco è lì. Le case sono là sopra. E non lo so, non lo so. Lo piazzerei qua a sto punto il negozio? Che dite? Ho tolto il sasso. Come sempre, raga. È rimasto il sassolino piccolo. Quello è rimasto, raga. Piangevo con un occhio il mio sasso. Posso comprare? Vediamo. Dei pantaloni mi servono. Cioè, mi servono dei pantaloni e basta. Poi me ne vado. Ah, questo è il cappotto classico che ho attualmente nell'altra isola. Madonna, che brutti. Che brutti. Prendiamo i jeans, anche se sono brutti. Io prenderei anche il moccio sul naso. Visto che è autunno, siamo raffreddati, raga. Ci sta proprio il moccio. Perfetto, è ora di cambiarci. Finalmente iniziamo ad avere un look semi decente, insomma. Ecco, abbiamo anche il nostro moccio sul naso. Whee! In realtà i capelli con i capelli corti non mi fanno proprio impazzire. Non lo so se mi sa che tolgo il cappello, raga. Così è meglio. Madonna, che look trash, raga. Quanto siamo trash. A questo punto andiamo a parlare con Tom, che doveva insegnarci, se non mi sbaglio, come personalizzare degli oggetti. Così ci portiamo proprio totalmente avanti. Sono alla ricerca di partecipanti per il mio corso di personalizzazione. Imparerà a personalizzare le proprie creazioni e rendere il fai da te ancora più divertente. Perciò non mancare. Ok, dai, iniziamo questo corso. È a pagamento? La prima domanda che gli avrei fatto è a pagamento. Che ne dici di tuffarti nell'incredibile mondo della personalizzazione, fuffolina? Mi piacerebbe molto. Sei gratis, mi piacerebbe. Questo è lo spirito giusto. Ok, andiamo a noi. Forza, andiamo al sodo. Cos'è che vuoi? Credo sia d'obbligo una breve spiegazione sulla personalizzazione. In tutta onestà è molto semplice. Per prima cosa ti serve l'oggetto da personalizzare insieme al numero di kit di personalizzazione necessari. Poi personalizzare il tuo oggetto al banco da lavoro. Ok, vabbè raga, queste sono cose che ormai tutti sapete, le sappiamo benissimo, eccetera. Dovrai creare un armadio di legno per poi personalizzarlo. Gli armadi che creerai, così come i bauli e gli altri oggetti dove si conservano gli abiti, eccetera, sono molto utili. Lo facciamo un po' rosa, va bene? Rosa, dai. Non è che gli altri colori mi facevano proprio impazzire. Non si può vedere con il moccio, raga.
Mamma mia, quanto parlano. Quando parlano così tanto e hanno quel sottofondo, mi danno veramente fastidio. A questo punto abbiamo fatto un po' le cose principali. L'unica cosa che resta da fare, visto che abbiamo 9 abitanti, stiamo per aprire una nuova piazza, aprire il negozio di Ago e Filo, direi che dobbiamo procedere a sistemare un pochino di più la nostra isola, perché io non l'ho toccata completamente, ho lasciato le erbacce e tutto. Soprattutto direi di iniziare magari dalla nostra casa. Ok, ho sistemato alla meno peggio la casa, cioè proprio alla meno peggio, raga. Direi che oggi abbiamo fatto veramente tantissime cose e dobbiamo aspettare soltanto qualche giorno per l'apertura del negozio di Ago e Filo e della piazza. Quindi direi che siamo anche abbastanza avanti. Se questo video vi è piaciuto, vi invito sempre a lasciare un like, soprattutto per sostenere la serie. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!